Sing Love, Macklemore, Ryan Lewis, l'amore in tutte le sue forme, singlove.newit, fantastico, di RTL 102.5, 9:20 del mattino, giovedì mattina, lo sapete, parliamo di tecnologia, arriva il professor Marco Camisani Calzolari con annesso Papillon, buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno, eccomi qua. Buongiorno. Buon giovedì naturalmente, abbiamo stimolato e richiesto domande ai nostri ascoltatori, sono arrivate copiose e quindi adesso subito la nostra amica Diana, posso partire con lei, partiamo. Che chiede qual è oggi considerata dal professor Camisani Calzolari la miglior modalità per entrare nel mondo digitale dovendoci entrare diciamo da zero, da totali analogici, bello. Facciamo così, usiamo questo termine, bella, meglio bella, il PC bella, o bella, meglio bella, il tablet bella. O meglio un semplice smartphone che poi porterà il tablet, aiutaci. Ma allora, io mi sono trovato a dover dare questo consiglio concreto a qualche amico che davvero arrivava da vecchi telefoni che non so come facesse a tenere in tasca, che davvero servivano poco più di mandare un sms, cioè davvero roba vecchia, e mi interrogavo su cosa dirgli, no? Diceva guarda, ho anche un budget limitato, per cui aiutami a scegliere. Compro un tablet o compro uno smartphone? No, il suo problema con il PC non c'era, cioè era uno o l'altro, cioè come divento più moderno, no? E allora ci ho pensato un po' e alla fine ho pensato che lo smartphone fosse la soluzione migliore, perché il rischio era che il tablet poi lo lasciassi a casa. Invece con lo smartphone ha incominciato effettivamente a usare cose che prima non pensava nemmeno di aver bisogno, di cui non pensava di aver bisogno, tipo appunto applicazioni per fare mille cose, da quella per navigare, quella per sapere dove si trovava, quella fino a giocare ovviamente con Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Per cui ecco, direi di partire dallo smartphone. Per quanto riguarda invece il tablet o PC, anche qui per chi davvero si deve avvicinare a questo mondo che è poco digitale, direi sicuramente il tablet, perché il tablet è semplice, il tablet non ha bisogno di grandi configurazioni, non ha bisogno della famosa, che a me non piace tanto come sapete, alfabetizzazione informatica, cioè quella cosa per cui bisogna capire cosa c'è dietro, non serve capirlo e quindi basta premere con i polpastrelli sull'icona colorata che ci piace di più e qualcosa succederà. In generale il consiglio, anche nel mio ultimo libro Il Mondo Digitale, è provate tutto, non abbiate paura, provate, non succede, non si rompono queste cose, al massimo proprio nella peggiore delle ipotesi dovete passare ad un amico esperto che con quattro ditate a questo punto ve lo rimette a posto. Ti volevo far sentire questa domanda, tra l'altro ieri in Italia Mr. Google, numero uno di Google, che ha detto io voglio investire in questo paese, però il governo mi deve garantire strutture, infrastrutture, banda larga per tutti, ma tutti, nessuno escluso. Ci chiede un amico, Alessandro Daenna, vorrei chiedere al professor Camisani come pensa si possa risolvere il digital divide in Italia, vista l'agenda digitale che non decolla mai. Oggi il mondo del web non potrebbe e dovrebbe essere fonte di iniziative lavorative? Allora sì, l'agenda digitale fino ad oggi ha sofferto molto, sta ancora soffrendo adesso, si parla più che fare, si parla di più di quanto poi si faccia effettivamente, non è tuttavia facile, quindi non è facile poi stare da questa parte dal mio punto di vista e criticare, chiaramente non è semplice perché la posta in gioco è alta, ci sono vari soggetti coinvolti, Telecom per prima con le questioni, le difficoltà in cui è in questo momento, è il tema dello scorporo della rete, perché Telecom è proprietaria poi alla fine della maggior parte dei cavi di rame che circolano nella nostra penisola, per cui è un problema davvero complesso, però dipende da come lo si tratta, se lo si tratta come un problema accessorio allora soffre solo delle complessità, se invece davvero si cambia mentalità e si incomincia a pensare che la rete, la connessione ad internet è importante come far arrivare l'acqua e la corrente nelle case, allora è chiaro che le difficoltà si superano in modo diverso, soprattutto se si vede la rete non come un costo, ma come un'opportunità per creare valore, per creare posti di lavoro, per creare occupazione, per creare denaro, futuro, per creare crescita, certo, ecco, quindi certo. Questo è il punto. Professore, grazie davvero anche per questo intervento in questo giovedì, ci ritroviamo la prossima settimana, un saluto al professor Marco Camisani Calzolari, a presto. Grazie a voi, buona giornata.